Buonasera Milano, oggi Piazza Affari chiude in negativa insieme a tutto il comparto europeo e quindi dopo il buon inizio di settimana, oggi martedì 7 marzo, arrivano le vendite. Eppure si era partiti, diciamo, inizio seduta con le borse europee piuttosto piatte. Milano aveva aperto nel ribasso dello 0,22%, il DAX ancora meno 0,6, meno 0,7, adesso vado a memoria. Poi cosa è successo? È successo, lo sapevamo già, ve l'avevo detto, anticipato nella panoramica del fine settimana, ma sicuramente lo sapevate già anche di vostro. Oggi parlava Powell al congresso degli Stati Uniti. E cosa ha detto Powell in buona sostanza? Che in questo momento, oltre alle chiusure europee, sono in rosso anche tutti e tre i principali indici americani, ha detto quello che va dicendo almeno da un paio di mesi. Quindi, dal mio punto di vista, nessuna novità oggi nel discorso di Powell. Andiamo a vedere un pochettino nel dettaglio, ma scoprirete, almeno per chi è restato sul pezzo quotidianamente come facciamo noi, scoprirete che nelle sue parole non c'è niente di nuovo. Powell ha sottolineato che il picco dei tassi di interesse sarà probabilmente più alto di quanto previsto. Questa è stata una retromarcia di cui ci avevano già informato almeno qualche mese fa, che la Fed è pronta ad accelerare, e anche questo lo sappiamo, sul rialzo del costo del denaro, se le condizioni economiche lo consentiranno. E anche questo è un fattore che andiamo ripetendo da mesi. Tutti i dati buoni sul fronte mercato del lavoro, quindi occupazione, disoccupazione, e sulla tenuta dell'economia sono buoni dati appunto per quanto riguarda il mercato del lavoro e per l'economia, ma sono dati negativi in ottica del rialzo dei tassi, perché danno manforte alla Fed appunto per stringere ulteriormente, per accelerare e per farli anche più significativi. Quindi Powell ha detto che la lotta per l'inflazione al solito è ancora lunga per riportarla verso il target del 2% e che la Fed deciderà meeting by meeting. Anche questo è un mantra che va ripetendo da tempo, ma non solo Powell, anche Christine Lagarde, perché anche sul fronte europeo, BCE, quante volte ci siamo sentiti dire le prossime decisioni verranno valutate in base ai dati, quindi decideremo incontro per incontro. È la stessa cosa che si va sempre dicendo. E anche che oggi si scriva che il mercato a questo punto si aspetta un rialzo da 50 punti base. Per chi ci segue, al solito avevamo già anticipato come in passato il mercato fosse rimasto un po' scottato perché si aspettava prima due rialzi da 25 punti base, poi ha incominciato a scontarne tre da 25 punti base e già invece si vociferava che sarebbero arrivati 50 punti base. Per cui anche questa è una notizia che sinceramente non mi lascia così stupito. Se poi andiamo a vedere anche il timing con cui i mercati hanno incominciato a scendere, c'è qualcosa quantomeno, diciamo così, di sospetto. E ve lo faccio vedere subito andando sul grafico di Milano. Anche perché questo è un grafico 5 minuti della giornata di oggi, ma se mi facesse vedere tutti i grafici DAX, S&P 500, Nasdaq e via dicendo, sarebbero tutti grafici in fotocopia. Cosa è successo alle ore 16? Quindi siamo qui su questa candela, quando in teoria sarebbe iniziato il discorso di Powell, subito sono piovute le vendite. Powell in quel momento lì o non stava ancora parlando, o era in ascensore, era sulle scale, insomma non poteva aver già detto quello che poi ha detto. Quindi, come dice il mio amico Marco, vendite in questo caso io direi quasi preventive, cioè sì, il mercato sconta in anticipo già quello che il peggio potrebbe essere. Quindi il timing, scusate, è un po' sospetto. Poi di altro direi poco dal mio punto di vista da rilevare. Andiamo a vedere il grafico di Milano. Ha chiuso il ribasso, sì, ieri candelina Doji che appunto ha richiamato un pochettino l'attenzione perché eravamo
già su resistenze e su livelli piuttosto alti, ma la candela di oggi sì, è negativa, indubbiamente chiudiamo sui minimi, sì, indubbiamente, ma non è una candela, lasciatemelo dire, da sell-off. I sell-off sono altri, per volumi, per portata, per entità e via dicendo. Questa non è una candela da sell-off, per cui non sono preoccupato in questo momento per l'andamento del nostro listino. Quindi se succederà qualcos'altro ce ne accorgeremo, non è la candela di oggi che mi preoccupa. Tra l'altro questa mattina tra i livelli di supporto avevamo evidenziato area 27.700 punti, quindi siamo ancora addirittura il supporto che vedevamo come possibile per la giornata, quindi magari anche un affondo in quell'area ci poteva stare, ci siamo fermati 61 punti prima, quindi 27.761. La stessa scena sul DAX, anche qui è partito bene e poi anche qui questa candela non desta sospetti, rimaniamo attaccati, incollati ai massimi, per cui fino a questo momento nessun segnale di debolezza. Vedremo cosa succederà nelle prossime sedute. Ora il ragionamento è un altro. Perché dico che i mercati ragionano al contrario? Oggi i mercati ragionano come spesso i trader, gli investitori meno evoluti, quelli dell'ultimo momento, si aspetta che debbano ragionare, ovvero a cattiva notizia il mercato scende, a buona notizia il mercato dovrebbe salire. E no, non è così, non è così. Oggi è successo così, ma è quello che secondo me sta scontando oggi non sono le parole di Powell di oggi, che ripeto, conosciamo quanto detto oggi già da mesi. Sconta già probabilmente i dati futuri che potrebbero indurre effettivamente la Fed a stringere sui tassi e farlo subito. E quindi la mente va subito a venerdì con il dato dell'occupazione importantissimo americana. Sì, se questo dato sarà veramente oltre le attese, i prossimi appunto andranno ancora in quella direzione, allora sì, potremmo trovarci di fronte a tassi superiori alle attese, ma di quali attese? Quindi 50 punti base, ok, ci può stare, forse anche qualcosa di più nel tempo. Ma attenzione, perché quando verrà fuori quella notizia che magari i tassi verranno alzati di 50 punti base quando il mercato si aspettava 25, magari in quel momento i mercati cominceranno a salire e qualcuno si stupirà. E no, non dobbiamo stupirci perché già stiamo scontando il futuro, stiamo scontando le notizie negative. Questo è lo spunto di riflessione per oggi. Ragionateci un po' su, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per l'attenzione, come al solito. E alla prossima!